tutte le viuzze del centro storico di Caltanissetta, zone a traffico limitato. Ex province in dissesto, chiediamo ai governi di dirci se dobbiamo morire e no farci stare in agonia. Denunciato 49enne pregiudicato nisseno, responsabile di danneggiamento di autovettura. Sventato un furto di rame in contrada Mimiani a Caltanissetta. Mare e sole, come proteggere i capelli. Spettacolo di danza contemporanea e moderna al Teatro Rosso di San Secondo di Caltanissetta, tra poco. Benvenuti ad una nuova edizione di TCS News. Tutte le viuzze del centro storico di Caltanissetta a breve diventeranno zone a traffico limitato. Si parte dalla Provvidenza, ma sentiamo il comandante della Polizia Municipale di Caltanissetta, Diego Peruga. Con noi il comandante della Polizia Municipale di Caltanissetta, Diego Peruga. Cosa cambierà a Caltanissetta nei prossimi giorni nel centro storico? Noi stiamo gradualmente dando attuazione alla delibera di giunta municipale adottata a dicembre del 2015, con la quale è stata istituita la zona a traffico limitato in tutto il centro storico. Nella fase iniziale, cioè a gennaio di quest'anno, è stata attuata la parte che riguardava le arterie principali, Corso Vittorio Emanuele, Corso Umberto, Piazza Garibaldi. E nel frattempo gli uffici si sono dotati della segnaletica necessaria e adesso abbiamo segnalato in questi giorni la zona del quartiere Provvidenza, anche questa inserita nella zona a traffico limitato. In quest'area quindi sono stati collocati i cartelli stradali che indicano l'inizio e la fine della zona a traffico limitato. La zona a traffico limitato che interessa in questo momento il quartiere Provvidenza è una zona a traffico limitato permanente, cioè H24, con le deroghe che già la zona a traffico limitato prevede, cioè possono entrare senza limitazioni i mezzi di soccorso, i portatori di handicap e invece i residenti si devono munire di permesso, perché dobbiamo accertare per il rilascio dello stesso che effettivamente hanno la residenza nelle vie che ricadono all'interno di quest'area. La stessa cosa successivamente sarà fatta per altre parti del centro storico, la via Ereditaria con tutte le strade che si affacciano alla stessa in direzione di Corso Umberto, Corso Vittorio Emanuele, e la stessa cosa verrà fatta nel quartiere dove ricade la via Consultorio Benidendi, meglio noto come la strada Foglia. Le traverse che si affacciano attorno a questo perimetro che va dal viale Conte Testasecca, Corso Vittorio Emanuele e Corso Umberto sono pure state dichiarate zona a traffico limitato. Ripeto, i residenti possono circolare, possono transitare nella zona, ma si devono munire di permesso. Per munirsi di permesso dove devono venire? Abbiamo già una modulistica predisposta presso gli uffici della Polizia Municipale, compilano il modulo, allegano i documenti che vengono richiesti e nel giro di qualche giorno verrà rilasciata l'autorizzazione. A regime queste aree saranno controllate anche elettronicamente, quindi i permessi verranno inseriti nel software, quindi già il controllo avviene in maniera automatica. Luigi Padronaggio è il nuovo procuratore capo di Agrigento, prenderà il posto di Renato Di Natale che a settembre lascerà la procura per andare in pensione. Padronaggio, designato all'unanimità ad Agrigento, c'è già stato ed è stato capo dell'ufficio GIP, presidente del maxi processo Agragas. A presentare istanza per andare ad Agrigento erano stati in tre Vincenzo Pantaleo, l'ex procuratore capo di Sciacca che però era interessato a Marsala, Luigi Padronaggio appunto e il catanese Francesco Giuseppe Puleio che dal 1992 ha fatto parte della direzione distrettuale antimafia, ex procuratore capo di Modica, tornato a fare il sostituto a Ragusa da quando la procura Modica è stata soppressa. E Puleio è stato designato, questi gli esiti della quinta commissione, al Tribunale di Catania quale procuratore aggiunto. Di Natale fino a settembre resterà il capo di una procura che si è battuta senza sosta per ripristinare da tutti i punti di vista la legalità.
partendo dalla guerra alle tangenti alla corruzione, affinché si garantisse una pubblica amministrazione rispettosa dei criteri di trasparenza, imparzialità e correttezza. Una procura che ha avviato, dopo decenni di inerzia, una lotta senza tregua all'abusivismo edile, facendo ritornare le ruspe nel parco archeologico di Agrigento, nonché a Real Monte, Palma di Montechiaro e Licata. Ex province in dissesto, i dipendenti, chiediamo ai governi di dirci se dobbiamo morire e non continuare a farci stare in agonia. Le ex province siciliane sono ormai al collasso, servono 180 milioni di euro per tutte le ex province. Già in quella di Siracusa da 3 mesi i dipendenti non percepiscono lo stipendio. Caltanissetta, qual è la situazione? Caltanissetta, fino ad oggi abbiamo preso lo stipendio e siamo sempre in forse per averlo pagato, ma la questione paradossale è che adesso quasi tutti sono prossimi al dissesto, giustamente, ma per ragioni che derivano dai mancati trasferimenti della regione e il cosiddetto prelievo forzoso. Il prelievo forzoso che quest'anno per Caltanissetta è intorno a 32 milioni di euro circa. Per chi non lo sapesse, cos'è? Spieghiamolo questo prelievo forzoso. Il prelievo forzoso è un contributo che bisogna dare per il risanamento delle casse nazionali. Ma la regione in che modo può intervenire? La regione deve intervenire come è sempre intervenuta, cioè trasferendo le risorse e facendo i patti con il nazionale in modo da considerare questo ente, perché sostanzialmente stiamo morendo per mancanza di ossigeno. I rapporti con il nazionale non li può avere l'ente, li deve avere il governo regionale, questa giunta che ha fatto questa legge che è stata impugnata per 3 volte. Ma come facciamo a essere governati in questo modo? E cosa avete deciso quindi ieri durante l'assemblea? Allora, ieri intanto all'unisono abbiamo deciso di chiedere al governo, quale sia quello regionale che nazionale, qual è il vero progetto. Se ci devono dire che dobbiamo morire, almeno ditecelo, non che ci fate stare in agonia. Denunciato dalla polizia un 49enne nisseno pregiudicato, responsabile di danneggiamento di autovettura. La polizia di Caltanissetta ha denunciato in stato di libertà un pregiudicato nisseno di 49 anni, ritenuto responsabile del danneggiamento aggravato di un'autovettura. Le indagini della squadra mobile hanno consentito di individuare l'uomo che, utilizzando una fionda, nello scorso mese di giugno aveva rotto il finestrino di un'autovettura regolarmente parcheggiata lungo la via Re d'Italia, di proprietà di una donna. La donna, trovando la propria auto danneggiata, aveva formalizzato regolare denuncia presso gli uffici di polizia. Gli investigatori, attraverso l'analisi dei filmati di un sistema di videosorveglianza collocato nei pressi del luogo dove si è verificato l'evento, sono riusciti ad identificare il responsabile e a formulare l'accusa. In relazione al movente, l'uomo non ha fornito alcun motivo circa la sua condotta nei confronti del mezzo della donna. E i carabinieri questa notte hanno sventato un furto di rame in contrada Mimiani. Questa notte intorno alle 3 in contrada Mimiani a Caltanissetta, i carabinieri del nucleo operativo della compagnia e della tenenza di San Cataldo, nell'ambito di un servizio coordinato tendente a contrastare il crescente fenomeno dei furti di rame nelle zone rurali, hanno sorpreso 2 uomini nell'atto di accatastare un notevole quantitativo di rame. Alla vista dei carabinieri, i malfattori hanno abbandonato il rame e sono fuggiti a bordo di un fuoristrada di colore bianco. È nato un lungo inseguimento durante il quale i ladri sono riusciti a far perdere le proprie tracce, abbandonando la strada asfaltata e fuggendo col mezzo sui campi di grano già mietuti in direzione Marianopoli. Tutto il rame è stato recuperato, pari a circa 180 kg e corrispondente a più di 1 chilometro di filo dei tralicci Enel, circa 6 campate, in effetti appena tagliati e asportati dai vicini tralicci. Tutto il materiale rinvenuto è stato recuperato e restituito ai responsabili della società Enel. E adesso parliamo di mare, parliamo di sole, ma parliamo anche di come proteggere i capelli. Luigi e Biagio, Elite Parrucchieri. Siamo in estate, ovviamente si va al mare, ma come proteggere i nostri capelli dai raggi solari e dalla salsedine? I capelli, come la pelle, hanno bisogno di una protezione profonda, perché in questo periodo i capelli risentono tantissimo
dagli agenti atmosferici, vento, salsedine, cloro. Quindi è bene proteggerli con un prodotto che vada a creare un film protettivo sullo stelo per evitare i danni causati proprio al sole. Alcuni esempi li abbiamo alle nostre spalle. Esempi, noi abbiamo la linea della System, che praticamente questo è un prodotto che va a proteggere i capelli da tutto quello che può danneggiare durante l'estate, quindi come dicevamo sole, salsedine, cloro. Ci sono dei trattamenti che non vengono consigliati d'estate come le mesh permanente o la cheratina? Allora, diciamo che tutto è consigliato se fatto bene e ben protetto anche dopo. La cosa importante è idratare molto i capelli, perché il sole, le radiazioni UVA e UVB vanno a danneggiare l'alfa helix del capello, quindi li danneggia. Quindi è importante la protezione, ma anche l'idratazione. Quindi un'idratazione profonda è importantissima, perché va a ripristinare tutto quello che danneggia, che ha perso il capello durante l'estate. Per quanto riguarda la moda estate, che colore e che taglio consigliamo? Allora, innanzitutto andiamo a personalizzare il tipo di taglio, il tipo di colore in base all'incarnato della pelle, alla struttura della cliente. Consigliamo in base a quello che ci troviamo davanti, ecco. Comunque, qual è il colore must di stagione? Va tantissimo il caramellato, i marroni e poi naturalmente d'estate osiamo tantissimo con i biondi. Spettacolo di danza contemporanea e moderna al Teatro Rosso di San Secondo, i particolari. Saggio di fine anno per la F-Dance Studio dei maestri Federico e Francesco Amorelli. Sabato scorso al Teatro Rosso di San Secondo di Caltanissetta discenne il terzo spettacolo di danza moderna e contemporanea, con la partecipazione di quasi tutti gli allievi, dal gruppo Baby a quelli senior. Due ore ad alta densità artistica, arricchite dalle esibizioni del cantautore Enrico Provinzano e del gruppo cabarettistico I Fusibili, a presentare lo show Maurizio Di Liberto. Ferenzi Studio è operativa da 4 anni, questo è il nostro terzo spettacolo di danza moderna e contemporanea. Avete visto in scena dei ragazzi che vanno dai 4 ai 21 anni, che si cimentano in uno stile particolare, che è lo stile di Mvula Sungani Physical Dance. La nostra missione è quella di portare in alto i nostri allievi, infatti durante l'anno proponiamo degli stage con degli artisti del calibro mondiale come Marcello Sacchetta, Little Phil, Stefano De Martino, Fabrizio Prolli e tanti altri, perché appunto il nostro motto è quello che crescere studiando è la cosa migliore. Coraggiose e originali le scelte della scuola F-Dance Studio, che privilegia stili di danza poco conosciuti e praticati nel nostro comprensorio. Lo stile che noi pratichiamo è quello del maestro Mvula Sungani, che è un coreografo a livello internazionale del RAI, ed è uno stile che basa tutto alla forza fisica, infatti si chiama physical dance proprio per questo motivo. Però noi abbiamo ampliato ancora di più lo stile, perché lo abbiamo contaminato anche con altri stili di contemporaneo, come i nuovi stili che sono adesso visibili nella trasmissione di Amici, quelli di Peparini, e anche altri stili come Modern, che fanno nel programma americano So You Think You Can Dance. Il metodo Vaganova è quello usato dai migliori ballerini dell'Etoile come Roberto Bolle, Eleonora Bagnato, Daniel Simkin, Carlos Acosta, sono tutti ballerini che hanno studiato questo metodo. Infatti noi proponiamo proprio questo stile perché è l'unico metodo riconosciuto in Italia. E anche per oggi abbiamo concluso. Grazie per l'ascolto e appuntamento alla prossima edizione.